gli highlights della quarta tappa del Giro d'Italia Giovani Under 23 Enel, con partenza da Buonconvento e conclusione agli oltre 1600 metri di altitudine del Monte Amiata. 3500 metri di dislivello in totale per quanto riguarda questa giornata, una giornata che è stata letteralmente dominata da un corridore belga della Lotto Soudal, vale a dire Victor Verschave. Al suo inseguimento nelle fasi finali, proprio nel tratto in salita, si sono portati Wildauer in compagnia di Bayembayev, ma sono stati i corridori colombiani a dominare letteralmente quel finale, da prima con Peña, il vincitore dell'ultima edizione della Vuelta della Juventud, che si è riportato sugli inseguitori. Crisi per la maglia rosa di Fabio Mazzucco, il portacolori della San Gemini Trevigiani MG Kvis, che sta tentando di resistere per mantenere appunto il simbolo del primato in classifica generale. Sta tentando di resistere nelle fasi finali di questa tappa anche il belga Verschave, ma alle sue spalle la situazione è cambiata. C'è l'attacco di Einar Rubio, c'è l'attacco di Camilo Ardila in compagnia di Covi. Ardila a 500 metri dalla conclusione raggiunge e supera il belga, che era rimasto al comando per quasi tutta la durata della tappa. Ardila, che nel corso di questa stagione ha vinto due tappe alla Vuelta della Juventud, si va ad involare verso il terzo successo stagionale, terzo successo che arriva agli oltre 1600 metri di altitudine del Monte Amiata. Bella affermazione per il corridore colombiano, che va così ad imporsi davanti a Victor Verschave, che è riuscito così a mantenere la seconda posizione. Terzo posto per Einar Rubio. Mazzucco, la maglia rosa, chiude a 3 minuti e 26 secondi, maglia rosa che l'italiano deve passare tra virgolette a Camilo Ardila.